primo praticismo arriva imprevisto, non si era preparati. E quindi non erano preparati gli amministratori, non erano preparati i ricercatori, non erano preparati i cittadini. Quindi, quando si è scoperto il sollevamento, si è temuto un'eruzione. Alle prime scosse si è deciso di evacuare. Quindi è una decisione di evacuare il rione Terra, poi, solo una parte della città, ritenuta la più, diciamo così, pericolosa. E quindi diciamo sì, l'evacuazione è stata non spontanea, ma è stata forzata, quindi con le forze dell'ordine e con i cittadini che non sapevano cosa fare. Tanto fu un vero e proprio blitz, cioè non ci fu un avvertimento alle popolazioni, cioè della serie, guardate che fra un paio di giorni dovete andare via per motivi di sicurezza. Non è stata avvisata la popolazione, per cui dalla mattina alla sera si ritrovarono appunto l'esercito che venne a bussare alle porte e mandò via la gente. Fu un'improvvisata, non lo so, prima l'ho definito un blitz, ma alla fine credo proprio che sia la parola più adatta. Fu proprio un vero blitz. Stavo in classe in una scuola di Napoli e ci vennero a chiamare per dire tornate subito a casa. Un'operazione molto piacevole, dovete tornare subito a casa perché sta succedendo qualcosa di brutto. Sulla voie di Pozzuoli. Ci vennero a chiamare tutti i ragazzi che sono di potere, dovete tornare subito a casa perché c'è un pericolo, una cosa terribile. Tornammo veramente impauriti, per quanto poi arrivato a Pozzuoli non c'era una situazione disastrosa. Sicuramente di pericolo, forse non c'erano meno elementi di carattere scientifico, c'era solo questo fatto di dover andare via. Poi vidi prima un'autoambulanza militare che attraversava la strada, seguita poi da 4-5 camion dell'esercito, e poi alla fine c'era anche una camionetta della polizia. Con le sirene a tutto volume che attraversavano così velocemente il Via d'Augusto e quindi io un po' mi spaventai. Poi la sera e il giorno dopo ebbi la notizia, vidi dal telegiornale che praticamente era stato sgomberato il rione Terra e quindi seppi poi qual era il motivo di tutta questa confusione. Questa processione di camion e di autoambulanze, di camionette della polizia che passavano così a sirene spiegate sul viale Augusto. Allora, chiariamo, il 70 vanno via i residenti del Rione Terra. Poco dopo rientrano alcune famiglie abusive. Io ci vado quasi tutti i giorni sul Rione Terra abbandonato, magari scavalcando pure i muri. Ecco. Ero giovane, ma ci andavo per un motivo. Ci andavo lì perché andavo a fare fotografie di quel luogo, andavo a dipingere su quel luogo. Il rione in pratica poi si presentava con l'erba che incominciava a crescere, le case che effettivamente incominciavano qualcuno addirittura a crollare qualche pavimento, qualche soffitto, non c'era più la manutenzione. In queste case abbandonate crescevano addirittura gli alberi, comunque si presentava desolato, in modo direi anche drammatico, perché vedere questo rione pieno di vita, popolato, e all'improvviso vederlo in quelle condizioni, a livello di sentimenti, non era bello, piacevole. La cosa più terribile fu quella del 4 settembre, erano le 13:30 di una domenica e quindi stavo con una mia amica iniziando a preparare per mangiare e mi ricordo che ci fu questa scossa molto, ma molto forte. Quindi, siccome noi abitavamo un primo piano, per fare presto, scavalcammo il balcone e quindi, saltammo giù dal parco, da questo edificio in cui abitavamo.
cioè quella domenica che ci fu una scossa così forte, mai sentita nella nostra zona, all'ora di pranzo, quindi molto forte, ci spaventò e ci mise di fronte ad una realtà che fino a quel momento era stata, secondo me, un poco sottovalutata. Tutti quanti pensavano che era il solito fenomeno lento del bradisismo che magari non avrebbe mai potuto assumere degli aspetti così preoccupanti. Invece quella domenica ci fu un segnale forte, quelle che i giornalisti di allora chiamavano spallate, perché erano proprio veramente dei colpi molto duri. Quindi questo è il ricordo di quella domenica, è stato quello là che poi ha cambiato la nostra vita per un periodo abbastanza lungo. Noi che sentivamo le scosse, perché nell'83 le scosse le sentivamo, io abitavo al quarto piano, per cui appena mi mettevo nel letto incominciavo a sentire tremare ed era una cosa quasi periodica. E non una volta sono sceso con la coperta e ho dormito in macchina. Abbiamo dormito in questo modo perché la paura ci prendeva comunque, la paura ci prendeva. Ho visto la mia casa dopo la scossa del 4 ottobre, sono ritornato per prendere i mobili, eccetera. Era tutta lesionata. Era paura, la paura ormai ci aveva preso tutti. Non c'era un ricordo bello. I ricordi belli sono difficili da dire. Quello era un periodo molto molto triste, veramente abbandonare la città, vivere in quelle condizioni, nei container, nelle roulotte, non è piacevole comunque. Mi ricordo che poi andammo a fare una passeggiata per Pozzuoli e andando giù verso il Corso Terracciano, verso l'Anfiteatro Flavio, sentimmo un rumore continuo di un battere forte, sincrono, e non riuscivo a capire che cos'era questo rumore così forte. Quindi ci avviamo un po' verso dove oggi c'è la posta di Pozzuoli. E una volta c'era la scuola Marconi e lì c'era il carcere femminile e ci stavano tutte le carcerate che con le gavette di metallo che avevano per bere, queste gavette le urtavano violentemente contro le inferriate delle celle. E quindi si sentivano molto forte queste cose perché loro poi ho capito protestavano perché volevano uscire dalle celle, non volevano stare chiuse dentro quelle celle così strette per paura. Purtroppo nell'83 diciamo che i sismologi, le varie apparecchiature segnavano degli sciami sismici molto elevati e quindi c'era questa preoccupazione. Di dover evacuare tutta la popolazione di Pozzuoli. Quindi era stato predisposto un piano di evacuazione. Noi pensavamo che non fosse mai dato questo via, però ci fu in una notte molte scosse che si susseguivano, siamo arrivati quasi a 300-400 scosse. Questa notte non stiamo qua, è come se fossimo in una discoteca, disse. Ballavamo e in continuazione. Quindi dovevamo prendere questa decisione, al che ci prefissammo un limite. Per le scosse, perché tieni presente con l'andare del tempo questo susseguirsi di scosse incessanti ed eravamo quasi alle 450 scosse in quella notte. Quindi diciamo dal punto di vista psicologico forse c'era meno paura per queste cose. Dal punto di vista invece sociale, un'altra cosa importante che avvenne in quel periodo fu che c'è stata una risposta molto immediata e forte della Protezione Civile, nel senso che nasceva in quel momento, era agli inizi questa parte dello Stato che interviene in caso di calamità. Quindi
La Protezione Civile riuscì, insieme all'università, a produrre subito un progetto di recupero. Per cui già avevamo una certa esperienza di quello che cos'era il bradisismo, avevamo capito che cos'era il bradisismo, dunque eravamo anche noi già allertati. Ma l'amministrazione a quel punto emana l'ordinanza di sgombero, cioè ci avverte, dice: guarda, questa è la zona A, dovete andare via per motivi di sicurezza. Per cui noi siamo andati di nuovo via da Pozzuoli, parlo del centro storico della zona bassa, il Rione Terra stava ancora abbandonato, per cui quando vennero le scosse del 4 settembre e del 4 ottobre noi già stavamo fuori Pozzuoli, avevamo preso già provvedimenti. L'evento fu caratterizzato dalla scelta di evacuiamo innanzitutto perché c'è un rischio sismico, poi anche la zona dove il rischio sismico è più elevato potrebbe anche essere la zona più esposta anche a un'eventuale eruzione, cioè il centro antico storico di Pozzuoli. E quindi la vera carta di pericolosità è quella sismica, quella sui vulcani sarà preparata dopo, ma non sarà mai esposta, presa in considerazione, perché quando ci fu la preparazione per questo evento, il bradisismo terminò. Quindi nel dicembre del 1984, improvvisamente il fenomeno si ferma. Con un terremoto nel dicembre, l'8 dicembre avviene il terremoto secco e poco dopo il suolo si ferma. E da allora poi incomincia ad andare giù, almeno fino al dal 1985 fino al 2005. Sì, forse un aspetto diciamo fondamentale, come dicevo prima, era stato questo dell'allontanamento di una parte della popolazione verso le periferie. Allontanamento che era chiaramente dovuto a questo fenomeno, diciamo, improvviso e violento. Però dal punto di vista sociale questo allontanamento aveva messo praticamente in discussione anche degli equilibri all'interno dei gruppi di abitanti. Comunque molto dramma lo si viveva, specialmente negli anziani, dove si erano resi conto di quello che stava succedendo e probabilmente avevano capito che forse sul Rione Terra, dove erano nati i loro nonni, i loro genitori, loro stessi avevano vissuto una vita, probabilmente lì sopra, in quel bellissimo luogo storico, non sarebbero più ritornati. E purtroppo così è stato, non sono più ritornati. In questo caso hanno costruito un altro rione, l'altro rione popolare, per quelli che stavano nel centro storico, ossia il rione di Monteruscello, dove attualmente vivono il restante della popolazione. Per cui ci sono questi due rioni, Toiano, che lo definiamo 1970, e Monteruscello nel 1983. Si colpì, secondo me, una parte della città che forse davvero con un po' di, possiamo dire, un po' di colpevolezza fu allontanata da quella parte a cui apparteneva. E questo è stato uno dei primi elementi della perdita dell'identità del centro storico. Gli abitanti storici che abitavano nella parte più antica della città si furono allontanati. Oggi siamo in una situazione completamente inversa, siamo pieni di persone che sono venute dall'esterno nel centro storico, quelli là originali sono pochissimi, si contano sulle punte di una mano. Quindi quell'operazione di protezione civile, di alleggerimento della popolazione nel centro storico come numero, ad un certo punto non esiste più. Anzi, abbiamo una situazione che peggiora, un'area che è più densamente abitata di prima con non più popolazione. Quindi diventerà forse il segno che questo bradisismo ha lasciato di più. Nel palazzo in cui abitavo c'erano solamente gente di Pozzuoli. Oggi invece
mi accorgo che oltre la metà delle case del centro storico di Pozzuoli sono abitate da altre famiglie che non sono di Pozzuoli, non sono originali di Pozzuoli. Sono tantissimi della provincia di Napoli, o napoletani, che hanno fatto degli affari, hanno comprato delle case a un prezzo anche molto conveniente. Quindi negli anni 90, inizio anni 90, anche forse fino agli anni 80, hanno comprato delle case perché i puterani vendevano le proprie case, perché forse poi questi puterani hanno avuto la possibilità di avere una casa a Monteruscello e quindi si liberavano della casa di proprietà che tenevano qui a Pozzuoli. Quindi diciamo che la differenza che vedo dall'83 a oggi è una mancanza di una identità puteolana, c'è una mescolanza di dialetti, di linguaggi, di persone, che forse per certi aspetti è una cosa positiva, ma per altri aspetti magari è qualcosa di negativo. Forse oggi per trovare una identità, un quartiere che c'è una vera identità puteolana, bisogna andare al rione Toiano e al Rilento, che si cerca di ritornare alla comunità, ma la comunità, quella putiolana, quella dell'83, ormai non c'è più perché si è disgregata. Poi ci sono stati l'avvento di altre residenze, ossia cittadini di altri paesi che si sono trasferiti qui a Pozzuoli, per cui diciamo la vecchia comunità putiolana si è disgregata, cioè, ed è difficile, credo, ricucire. I giovani non sanno niente di quel periodo, non conoscono tradizioni, non conoscono come era Pozzuoli. Oggi Pozzuoli la vediamo completamente diversa da quella che poteva apparire in quegli anni, in tante e tante situazioni, strade nuove, palazzi abbattuti, le nostre tradizioni ormai perse. Con rammarico e con tristezza me ne dispiace. Nelle scuole l'operazione principale era quella della conoscenza, di trasmettere la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti, da quello storico a quello monumentale, anche delle tradizioni popolari, perché ci siamo accorti che allontanando le persone da un posto si perdono in quel posto anche le tradizioni delle feste popolari, delle vicende legate strettamente ad un posto, ad una piazza, ad un palazzo. Urbanisticamente è cambiato molto, perché sono stati abbattuti tutta la nostra storia, tutta la nostra memoria storica. Nel frattempo sono aggiunte altre strade, altre costruzioni che hanno un pochettino diciamo distrutto quello che eravamo prima, in virtù di una nuova architettura, di un aggiornamento, di una vivibilità, sì, tutto quello che volete, però la nostra storia, i nostri mattoni, le nostre pietre dovrebbero essere conservate a futura memoria. Se invece si è rubato, si è distrutto, appunto dicevo, le fontane, le cappelline, c'erano dei palazzi barocchi dove hanno preso di tutto, i pavimenti maiolicati, gli affreschi, le sculture, le cappelle private che stavano là. Ora diventeranno purtroppo degli anonimi palazzi, di cui non mi dicono niente. Come è andato distrutto sul Rione Terra tutte le cappelle votive, ad ogni angolo della stradina del Rione Terra vi era un'edicola votiva con un santo, dove si mettevano dei fiorellini, una candela, un lumino, che era devozione popolare, insomma era il segno della devozione popolare. Anche queste sono scomparse, sul Rione Terra non ce ne stanno più, per cui si è perso proprio il senso della memoria. Non puoi scegliere il luogo dove nascere, una volta che ci sei nato sei qua, ma non credo che nessuno in pratica sia andato via per la paura del bradisismo del terremoto. Ci sono famiglie che vivono fuori i Pozzuoli, ma ci vivono per diversi motivi, sono andate via, sia per lavoro, per esempio i pescatori di Pozzuoli che hanno fondato addirittura delle colonie, diciamo, delle comunità sul litorale tirrenico,
o delle famiglie che nel 70 furono sgomberate, per esempio, ed ebbero il biglietto gratuito per andare a Milano, a Torino e trovare rifugio dai parenti. Molti di loro non sono ritornati più e hanno creato una nuova famiglia, ma al nord. Ma se devo dirti di conoscere persone che sono andate via da Pozzuoli perché hanno paura del terremoto, ma non credo. La scelta è un po' quella che ti dicevo prima. Perché questi abitanti che erano stati spostati tornavano? Tornavano perché probabilmente c'è un legame tra le persone e i luoghi, che un legame che va studiato. Ognuno di noi dovrebbe studiare questo rapporto con la propria città, perché è quella che ti dà la sicurezza in più. Conoscere la propria città, la propria terra, significa sapere tutto sugli aspetti, quelli più belli e quelli più brutti. Conoscere significa avere la padronanza di questo rapporto. Sono capace di allontanarmi se c'è pericolo, però appena la situazione torna normale, torno. Questo penso che sia il rapporto ottimale, che dovrebbe essere la sintesi dell'abitante di Pozzuoli, perché questo legame, come ti dicevo, lungo una storia di 2500 anni non si è mai interrotto, tranne per piccoli episodi brevi. Quindi diciamo che forse possiamo sintetizzare così, ecco appunto, qualsiasi cosa succede, la cosa che sicuramente verrà dopo è il ritorno. Vivere a Pozzuoli e nei Campi Flegrei è vivere in un paradiso. C'è un ambiente bellissimo, un clima straordinario, colline, tantissimo verde, e quindi da sempre, da migliaia di anni, in tantissimi hanno deciso di vivere nei Campi Flegrei, anche per l'abbondanza di acqua, l'abbondanza di vegetazione e quindi anche l'abbondanza di cibo, di animali. E questa è una cosa estremamente importante. E poi c'è da dire che siamo nati qua, sono nato qua, qui esiste la mia memoria, esiste il mio ricordo, esiste la mia società,